C'era una volta un piccolo villaggio del Sud America dove i campi erano pieni di gran turco maturo. Sembrano molto appetitosi. Fanno venire l'acquolina in bocca. A me ne basterà uno solo. Nei campi c'erano anche molte noci saporite ed erbe fresche in abbondanza. Ma il cibo più buono era certamente il gran turco coltivato dagli uomini. Però... Nei campi sono sparse molte trappole per catturarci. E tanti tranelli, è pieno di pericoli. Ma io vorrei tanto mangiare quel grano turco tenero tenero. E allora perché non li coltiviamo noi? Potremo così mangiarne quanti ne vogliamo. Rubare il grano turco è difficile, ma sarà facile procurarsi i semi. Gli animali acconsentirono alla proposta della lepre. Appena avuti i semi, andarono a coltivare un campo di gran turco. Era una bella giornata e l'aria era fresca. Ognuno si portò il pranzo. Sarà molto bello fare un picnic all'aria aperta. Che ci sarà nel sacchetto della volpe? Ma è un grosso pezzo di burro. Ma la lepre non portava nulla? E come farà a mangiare? Non vi preoccupate per me, anch'io mangerò tanto a pranzo. 1, 2, 3, 4 Questo mi sembra il posto adatto. Sì, seminiamo qui, così cresceranno tante belle piante di grano turco. Ehi, volpe, lascia sotto quell'albero il tuo burro, così non ci sarà pericolo che si sciolga. Grazie per il consiglio, lepre. Figurati. Ecco qua. Se lo lascio qui non si scioglierà prima di mezzogiorno. Così cominciarono a lavorare seriamente, sperando di poter mangiare gran turco in autunno. Specialmente il topolino goloso era molto concentrato nel suo lavoro. Ma guarda un po', la lepre rimaneva a guardare gli altri. Senti, è molto strano. Che cosa è strano? Non avete sentito nulla? Qualcuno mi sta chiamando. Tutti gli animali rizzarono le orecchie, ma non udirono nulla. Ah, ma siete proprio duri d'orecchi. Oh, sì, ora arrivo, aspettatemi. La lepre tornò poco dopo e disse ai suoi amici. C'era la tartaruga a pancia in su sopra la pietra della verità che chiedeva aiuto a squarciagola. Che cos'è questa pietra della verità? È una pietra che serve a scoprire i bugiardi. Quando uno sincero la batte col martello, la pietra alza una nuvola di polvere. Siccome la sua superficie è molto liscia, la povera tartaruga non riusciva più a rialzarsi da sola e ha chiamato aiuto. Ma intorno alla bocca della lepre non ci sono tracce di burro? Chi mi chiama? Ma cosa c'è? Proprio come si dice, non c'è mai il due senza tre. Chiamano tutti lei! Come dici, lepre, non c'è tre senza quattro? Vengo! Tutti restarono a bocca aperta. Sono stanca morta. Prima ho dovuto aiutare degli uccelli che erano caduti a terra e poi ho salvato una rana che stava annegando. Non ce la faccio proprio più. Com'era buono. È mai possibile che una rana anneghi? Tutto può essere, cara volpe. Finalmente è l'ora di pranzo. Si erano seduti tutti e cominciarono a preparare le loro leccornie. Oh, stavo per dimenticare il mio burro! Oddio, il mio burro! Non c'è più! Qualcuno me l'ha rubato! Il mio costosissimo pranzo è stato rubato da qualcuno! No, qui no. Qui non c'è niente. No. Torniamo indietro, va? Dunque, vediamo. No, devo ricominciare. Qualcun altro ha portato del burro, mi basterà un pezzettino. Ecco quello che avevi chiesto, ma che cosa ne devi fare?
Lo posiamo qui e noi ci andiamo a fare un pisolino. Certamente il ladro di burro verrà di nuovo per rubarlo e noi potremo così coglierlo sul fatto e catturarlo. Buona idea, tantissimi complimenti, cara amica lepre. Allora facciamo questo pisolino per catturare il nostro ladro. Buon riposo a tutti. Siccome avevano lavorato molto durante la mattina, si addormentarono tutti subito. Ma c'è qualcuno che è rimasto sveglio. Sì, è la lepre che ha solo fatto finta di dormire. E adesso posso prendere il burro. Come sono stato intelligente ad aver pensato questo. La lepre prese il burro e lo cosparse intorno alle bocche degli altri animali. Così sembrava che lo avessero mangiato loro. Ah, come sono contenta! Così va benone ed ora posso pranzare senza essere disturbata. Com'era furba e cattiva questa lepre! Rubava non solo il burro della volpe, ma anche i pranzi di tutti gli altri. Oh! Oh! Ah! Sciagurati, mi avete imbrogliato tutti quanti! L'avete mangiato voi il mio burro, ladri! Oh, mentre dormivo vi siete mangiati il mio pranzo! Così, non potendo vedere la propria bocca unta di burro, si azzuffarono ben bene, ognuno pensando che l'altro fosse il ladro. Ma quando videro i loro visi riflessi nell'acqua, capirono tutto. La colpevole deve essere certamente la cattiva lepre! Tutti corsero a casa della lepre. Purtroppo anche loro hanno un pochino di cervello. Eccomi cos'è successo. Ma guarda un po'. Allora che cosa volete? Confessa subito, sei stata tu a rubarci tutti i nostri pranzi, diccelo. Ladra, devi essere impiccata. Presto, la pena di morte, subito. Come potete pensare che proprio io sia il ladro? Ho forse la bocca sporca di qualcosa? No, noi avevamo la bocca tutta unta di burro. Ma non c'è dubbio, il ladro sei solo tu! E allora dovete portarmi delle prove. Prove? Tutti rimasero molto perplessi. Ma certo, possiamo fare la prova della pietra, così vedremo subito se sei proprio sincera. Non credete? Prova della pietra! D'accordo, la farò. Aspettate un attimo. Ehi, non vorrei mica scappare, vero? No, metto solo le scarpe perché dopo aver lavorato questa mattina mi fanno molto male i piedi. Ma senti un po' che cosa strana. Questa era la pietra della verità. Ma può uscire veramente della polvere da una pietra? Si batte soltanto 3 volte. Se la polvere esce 1 volta, ti lasceremo libero. Ok, d'accordo, ve lo dimostrerò subito. Ma non uscirà mica. No, di certo. Prima di tutto la lepre è una bugiarda e poi non può uscire della polvere da una pietra liscia come quella. La polvere! Basta, basta! Non ce la faccio più! Basta così, allora avete capito? Abbiamo capito! Allora arrivederci, tornerò quando sarà maturo il Gran Turco. Ciao a tutti, ciao! Povera lepre, se non è colpevole non c'era bisogno che se ne andasse. Queste sono le sue scarpe. Oh, accidenti! C'era della polvere nelle sue scarpe. Allora è colpevole. Erano stati tutti imbrogliati dalla furba lepre.
Ma voi cosa credete? Che non tornerà mai più nella foresta per paura degli altri animali? O che, come ha detto, tornerà quando il gran turco sarà maturo? Beh, staremo a vedere.